Volume d'onda. Segnali musicali e notizie nella notte. Un programma ideato e condotto da Rudy Siri e Stefania Nicoletti. Buonasera, buonasera a tutti quanti, benvenuti come sempre qui su Forme d'Onda. Buonasera come sempre da Rudy Siri e da Stefania Nicoletti, buonasera a tutti. Eccoci qui, allora questa sera faremo una bella chiacchierata con Enrico Carotenuto di Coscienza in Rete, che salutiamo subito. Ciao Enrico. Buonasera a tutti, buonasera Stefania e ciao Rudy. Allora, siamo felicissimi di riaverti con te. Con te avevamo fatto una bella puntata tanto tempo fa, agli inizi, proprio agli albori di Forme d'Onda. Ci eravamo occupati in particolare, diciamo, di quello che erano le organizzazioni, le grandi università, gli spin doctor e quant'altro. Forse quasi sicuramente ci ritorneremo questa sera. Parleremo di salute, visto insomma il periodo. Io lascio subito la parola a Stefania, che introduce tutto quanto l'argomento di stasera. Vai. Sì, parleremo di salute perché Enrico ha fatto un'inchiesta molto interessante, molto dettagliata, che ha pubblicato su YouTube, un video, una video inchiesta, e che potete trovare ovviamente sul canale YouTube di Coscienza in Rete. E questa inchiesta è proprio sul mondo della sanità italiana, che mostra tutti i collegamenti tra i vari personaggi che si occupano a vario titolo della sanità italiana, quindi chi realmente manovra la sanità. Ed è molto interessante e direi anche molto attuale, perché ci troviamo ormai da un anno nella situazione che tutti conosciamo, quindi soprattutto in questo periodo è molto importante parlare di questo argomento per capire chi realmente ha in mano la nostra salute. E quindi direi che possiamo proprio partire da qui, Enrico, da questa tua inchiesta, com'è cominciata, perché tra l'altro è cominciata prima che scoppiasse tutto questa situazione del coronavirus, quindi a dicembre del 2019, quando tu hai fatto un'altra diciamo così inchiesta, un'altra ricerca su un sito che a un certo punto è saltato fuori così dal nulla, contro l'omeopatia. Quindi tu sei partito da lì, da questo sito, hai individuato insomma chi sono questi personaggi che
che hanno questo sito, non so se esiste ancora. Penso esiste, di... esiste. Ecco, e ha insomma individuato tutto il background di questo sito, e poi da lì però sei partito con una ricerca molto più approfondita proprio in generale sul mondo della sanità. Quindi partiamo da qui. Sì, appunto, io prima che scoppiasse la pandemia, in tempi diciamo ancora non sospetti, io seguivo da tempo, ero interessato da tempo a uno strano accanimento del mondo scientifico verso un tipo di medicina che aveva molti seguaci, ha molti seguaci, che si usa da molto moltissimo tempo e che viene praticata da persone che fanno anche il medico non omeopatico, quindi sono persone che hanno fatto dottori, professori, che hanno fatto tutti i loro percorsi di studio nella medicina allopatica, magari sono diventati chirurghi, magari sono diventati professori universitari, magari eccetera eccetera, come tutti gli altri, e poi si sono dedicati anche a quest'altra branca che è l'omeopatia, che è molto discussa. Allora, io non sono in grado di dire se questa branca della medicina sia effettivamente funzioni effettivamente, se sia efficace, no. Dici, no? Se sia efficace, sì, come sì. Non sono in grado di dirlo sulla branca allopatica perché non sono un medico specializzato, però quello che mi salta a me in mente subito quando vedo determinate cose, soprattutto in ambito scientifico, conoscendo voi conoscete il mio background, io mi occupo di analisi politica da tanto tempo, sì. Anche analisi storica, e quindi quando ci sono cose del genere a me mi salta la mosca al naso, dico come mai, soprattutto quando quando gli viene dato tanto risalto mediatico. Allora io siccome seguivo questa cosa a un certo punto è uscita fuori quest'ansia che, in cui si diceva che questo imprenditore ha fatto questo sito no omeopatia e che dietro c'era tutto un appoggio di tanti enti molto importanti della sanità e che questa ansia era stata ripetuta pedissequamente da tutti i giornali, cioè era uscita contemporaneamente questa notizia come se fosse una cosa che è molto importante, quando non è che proprio le persone quando vanno in giro per la strada la prima cosa di cui parlano è l'omeopatia. Sì. Allora, quindi mi sono messo sono andato sul sito, su questo sito qui, per vedere cosa dicevano queste persone e quindi l'ho aperto. Ora, tu sai che io sono uno che non si fida, no? Nel senso che attraverso la mia esperienza ho capito che il potere manda, è innanzitutto pervasivo di tutti gli ambienti, non solo quello politico, e che quando ci sono eventi come questo c'è qualcosa che non va. E quindi sono andato a guardare e su questo sito ho visto che c'erano appunto all'epoca 61 strutture che appoggiavano in toto, sottoscrivevano quello che diceva questo sito, che l'omeopatia è una bufala, che sottrae risorse per chi si vuole curare veramente, eccetera, eccetera. Allora, apro il sito e la prima cosa che vedo è una frase di Piero Angela. Vabbè. Ok. Aspia, tu sai, ti ricordi io avevo fatto quel dossier insieme a mio padre una decina di anni fa? Certo. Sui club, sul club di Roma, club di Budapest e compagnia cantante, insomma. Esattamente, sì, sì. Esattamente.
Quindi io so perfettamente qual è la posizione, diciamo, scientifica, tra virgolette, di Piero Angela, che non è uno scienziato, è un presentatore televisivo, ma e quindi, come ho visto quella frase, ho detto e allora ho cominciato a guardare il resto del sito, e sotto queste frasi, che erano molto impattanti e che servono al lettore, il lettore apre la pagina, vede quello e dice: caspita, Piero Angela e la Fondazione Veronesi dicono che l'omeopatia è una bufala. Bisogna però vedere appunto chi parla, no? E quindi sono andato anche sotto e ho dato un'occhiata alla lista di queste strutture, di queste associazioni, ospedali, eccetera, eccetera, che supportavano il sito No Omeopatia. E era veramente impressionante, perché c'erano tutti i grandi ospedali privati, cioè uno la vede e dice: caspita, ci avranno ragione questi, perché dicono tutti questa cosa qui. E quindi ho fatto la mia analisi basandomi su questi 61, queste 61 strutture, che adesso, dopo un anno, sono diventate 144. Cioè sono 144 adesso quelli, le strutture che appoggiano il sito No Omeopatia. Uh-huh. Vabbè, vado a fare la mia analisi di queste strutture e scopro che non erano in realtà 61, ma erano 5 gruppi, e questi 5 gruppi erano tutti collegati tra loro attraverso quelle che io chiamo scatole di potere, cioè un po' come funzionano le scatole cinesi. Sai, quando le aziende cercano di mascherare la proprietà, no? Sì, a livello finanziario, tu dici. Un pezzo a un'altra società, esatto. Le matriosche. esatto. Praticamente un sistema fatto così che collegava tutte queste questi 5 gruppi che erano i proprietari di fai conto, 58 di queste 61 strutture che avevo indagato originariamente. E quindi sono andato a guardare i nomi. Ora non voglio ripetere tutto quello che già hai detto sul video, perché sì. Chi vuole se lo può andare a guardare con calma, anche perché sennò faremo un'intervista molto molto lunga. Quindi la mia scoperta in fondo è che c'è un solo manovratore dietro non solo quei 61 istituti originari, ma anche lo stesso manovratore è quello dei 144 odierni, perché questo aumento clamoroso da 61 a 144 non è che l'aggiunta di altri due gruppi, uno con 55 strutture e un altro con 26, che fondamentalmente fanno tutta la differenza tra quelli che sottoscrivono quest'anno e quelli che sottoscrivono l'anno scorso. Allora, Enrico, scusa un attimo, chiaramente nella tua inchiesta tu specifichi tutto quanto, insomma lo sappiamo, però comunque per chi non l'avesse vista e ascolta adesso per la prima volta questa intervista nostra, non so se tu magari vuoi farci intanto qualche nome, qualche cognome, insomma, perché sarebbe interessante. Io sono partito, allora, per indagare, diciamo così, sono partito dal proprietario di questo sito, sì. Che si chiama Nicola Bedin, e questo Nicola Bedin ha un curriculum fantastico, perché è uno di quegli enfant prodige che hanno una carriera fulminea, folgorante, un'ascesa folgorante, diciamo. Se uno va a guardare bene, sa fare come me determinati collegamenti che vengono dall'esperienza,
uno apre il CD di questo Bedin e fa, oh, ho capito subito chi è, nel senso, lui viene da un liceo cattolico di una certa ala cattolica, va in una determinata università che è la Bocconi, va a fare il perfezionamento negli Stati Uniti, e chi ha guardato tanti curricula come me sa che questo è il percorso classico di un certo tipo di funzionario. Io li chiamo funzionari imperiali, no? Sì. Dopodiché lui fa questa carriera in queste scuole, università, e subito ritorna e lo assume Mediobanca come un analista finanziario, come ce ne stanno tanti altri. E questo diventa, sta lì a Mediobanca per 2 o 3 anni, dopodiché diventa assistente personale di Giuseppe Rotelli, che è praticamente il deus ex machina della sanità privata e non italiana. Perché è un personaggio che è di provenienza ovviamente cattolica, che faceva le leggi dello Stato in materia sanitaria. Per 2 volte è stato il presidente della commissione che faceva le leggi regionali in Lombardia sulla sanità. Dopodiché ha fondato il gruppo ospedaliero privato più grande d'Italia, che si chiama Gruppo San Donato. Ha fondato questo gruppo San Donato, cioè, guardiamo bene la cosa, questo personaggio era stato messo, era in politica, rappresentante di una certa area politica molto chiara, e faceva le leggi dello Stato e le leggi regionali in materia sanitaria. Dopodiché si apre il più grande gruppo sanitario privato italiano. Non contento, cioè, uno potrebbe pensare che, appunto, conoscendo perfettamente tutti i meccanismi interni ed esterni, insomma, sia stato un po' facilitato in questa sua ascesa. Dopodiché, oltre a fare questa cosa, prende il controllo del Corriere della Sera. Quindi abbiamo un personaggio che non solo gestisce una certa cosa, ma ne gestisce un'altra anche prettamente collegata, no? Che sono i media. Quindi lui diventa assistente, Bedin diventa assistente di questo Rotelli. E un anno dopo Rotelli lo mette a capo del gruppo San Donato. Cioè, questo qui, questo Bedin, in 4 anni esce dall'università, yes. Okay, e 4 anni dopo lui è l'amministratore delegato di un gruppo che ha ricavi per 1,5 miliardi di euro. Cioè, che è la... capita a tutti, no? Tu sai, tu vai all'università, fai 4 anni, fai un po' di praticantato come analista da qualche parte, e 4 anni dopo ti fanno gestire 1,5 miliardi di euro. Eh sì, succede a tutti, no? Come no? Allora, questo è il tipo di collegamenti che escono fuori in questo curriculum di Bedin. Io ho tirato fuori, ho sottolineato alcuni nomi che poi sono stati ricorrenti nel resto di tutta la mia indagine. E questi nomi sono, diciamo, quello che spunta più di tutti è l'Università Bocconi. Poi ci sono Confindustria, Assolombarda, ovviamente, e queste sono altre scatole attraverso le quali si ottiene si mettono le mani nella sanità.
Dunque, è inquietante sta cosa che comunque cioè ci siano proprio personaggi che si infiltrano praticamente nella vita politica di fatto e poi decidono quello che devono fare per i loro tornaconti, insomma, cioè è assurda questa cosa. Non è tanto quello, questi non si infiltrano loro. Scusami. Soprattutto la cosa importante è che questi nomi ricorrenti, cioè non sono tanto importanti i nomi delle singole persone, ma proprio i nomi di queste strutture, certo, per esempio l'Università Bocconi che hai citato e anche di altre istituzioni, di altre strutture. Veramente in questa inchiesta si può vedere come tutti questi personaggi siano tutti collegati a tutte queste strutture, cioè ritornano sempre le stesse strutture. Assolutamente, e li ritrovi, fondamentalmente. Io cosa ho fatto? Ho fatto vedere che al di là delle proprietà monetarie, cioè un gruppo può essere di Banca Intesa, un gruppo può essere della Banca Popolare di Milano, ora faccio dei nomi a caso perché... ma non sono tanto le proprietà finanziarie che determinano cosa fanno queste strutture. Certo, ma quelli sono mettono i soldi. Esatto, quelli sono quelli che mettono i soldi. Quello che viene fuori da questa inchiesta è che ci sono personaggi, okay, che sono in tutti i consigli di amministrazione o sono amministratori delegati di tutte queste, io ho analizzato praticamente le prime sette società della sanità privata italiana, quella che costituiscono il malloppo, diciamo. Sì, no? Sì. Dentro i consigli di amministrazione di questa società ci sono spesso lo stesso nome, che magari fa l'amministratore delegato di una delle società e sta nel consiglio di amministrazione di un'altra società, mm-hmm, che teoricamente è sua concorrente in un mercato privato. Mm. Ok? Mm-hmm. Sì, sì. È come se io facessi l'amministratore delegato della Apple e poi sto nel consiglio di amministrazione della Microsoft. Sì, sì. Certo. Okay? E come no? Allora... in parte viene fatto così e in parte il collegamento tra tutti questi nomi avviene attraverso altre strutture che sono appunto l'appartenenza a una determinata università o soprattutto alla trilaterale, e quindi si vede chiaramente, se seguite il mio video, passo passo vi porto a vedere come sono collegate tutte queste strutture. L'esito finale della mia inchiesta è che su 144 strutture che erano che supportavano il sito di Bedin, 141 sono direttamente collegate a una certa corrente vaticana, chiamiamola così, sì, quella che è attualmente vincente. Cioè, su 144 strutture che sono state messe su questo sito per rappresentare nella mente del lettore il consenso scientifico, okay, 141 sono fondamentalmente controllate da un unico ente. Le altre tre sono uno studio medico di papà e figlio a Palermo, sono una clinica oculistica oftalmica a Milano e un servizio di medici a domicilio di Roma, mm-hmm, di medici a domicilio, prenotazione ambulanze, eccetera. Allora, queste tre sono le uniche che io non ho potuto collegare direttamente alle altre 141, mentre però diciamo che non è che queste tre strutture, cioè questo studio medico di papà e figlio, sposti l'ago della bilancia del consenso scientifico sull'omeopatia, mi spiego? Sì. Quindi quello che viene fuori è che
se la grande sanità è in mano fondamentalmente ad un'unica struttura, e questa struttura è quella che determina le carriere, gli avanzamenti, i clienti di tutti i medici e scienziati che ci sono in Italia, perché queste strutture sono proprietarie anche dei centri di ricerca, mm-hmm. Dove si forma la carriera dei ricercatori, quelli i cui studi poi vanno a finire sulle riviste scientifiche e determinano il consenso scientifico. Quindi se tutte queste persone che in teoria dovrebbero essere ricercatori indipendenti o in competizione tra loro o tutto quello che vuoi, finisce che sono in un modo o nell'altro controllate da un unico ente, significa che questo ente ha il potere effettivamente di determinare cosa sia il consenso scientifico. Certo. Perché mettiamola così, tu fai il ricercatore in una di queste strutture, tieni in mente una cosa, no? Voglio ricercare questa cosa qui. Se questa cosa non va bene al tuo superiore, perché non va bene al suo superiore, per qualche motivo che non è scientifico, ok? Tu avrai molte difficoltà a fare quella ricerca in quella struttura. Mm-hmm. E probabilmente arriverà qualcuno che ti dirà: magari lasciala perdere questa cosa, perché forse non è bene per la tua carriera. Quindi io questa cosa l'ho fatta principalmente non perché io, come dicevo prima, abbia qualcosa pro o contro l'omeopatia, ma so che se il potere dà contro a qualcosa non è certo a favore mio in genere. Allora, stiamo vedendo poi tra l'altro i risultati no, cioè, no, di questa affermazione che fai. Assolutamente. Guardiamo quello che è successo nell'ultimo anno, no? In questi giorni mi colpiva molto la storia di Bassetti, il virologo, quel dottore che si è in televisione, sì, sì. Sta eccetera. Se vi ricordate bene, all'inizio delle diatribe su come va trattata, come va gestita l'emergenza, eccetera, eccetera, aveva una posizione, delle posizioni di contrasto, no? Assolutamente. Non dobbiamo fare lockdown, non dobbiamo fare questa cosa qui, non dobbiamo fare questa cosa qui. L'altro giorno ho visto un post dello stesso Bassetti che diceva che chi non è d'accordo sulla vaccinazione obbligatoria deve essere trattato come un terrorista. Sì, sì. Allora, senza entrare sempre nel merito della questione, ti ricordi già nella trasmissione che facemmo tanti anni fa, io dicevo, quando si fa un dibattito, quando si fa un'arena, quando si fa una guerra, chi la scatena deve avere in mano entrambe le fazioni. Oppure ti faccio un altro esempio. Per controllare il dissenso che si era generato contro la casta politica italiana, prima, cioè diciamo alla fine degli anni 90, inizi anni 2000, a un certo punto esce fuori un partito che dissentiva su tutto. Eh sì. E che sembrava la voce della ragione. E che andava avanti col baffa. E che andava avanti col baffa. Allora, tu che mi segui sai benissimo cosa abbiamo cominciato subito a dire noi su Coscienze in Rete. Sì. Di questa cosa qui diciamo, certo. attenzione perché questo è un contenitore del dissenso e serve soltanto a incanalare le pulsioni e i sentimenti delle persone verso un recinto che sia gestibile dallo stesso potere. Ecco, io
per aver scritto cose del genere su Coscienza Erede già 10 anni fa, non sai per quanti anni mi sono preso degli insulti da tutti quelli che ovviamente erano da tutti quelli che erano infatuati o mi ritenevano di parte e mi dicevano no, allora meglio che st'altri, ma che stai dicendo, eccetera eccetera. Alla resa dei conti però, cosa è successo e cosa stiamo vedendo in questo momento particolarmente duro della nostra storia? Stiamo vedendo che questo contenitore del dissenso sta facendo esattamente alla virgola, ecco, sono quelli che ci stanno chiudendo in casa da un anno, non diciamocelo, no, appunto, perché stavano infatti, nel governo non nascondiamoci, ecco, non nascondiamoci dietro un dito, cioè questo che era il contenitore del dissenso praticamente adesso ci tiene carcerati in casa, insomma. Esattamente. Allora, capisci, io questo esempio l'ho fatto per far capire come quando si gestisce una diatriba, anche questa diatriba sul cosa è opportuno fare o non opportuno fare con questa epidemia, è stato dato particolare risalto a personaggi che tenevano la posizione ortodossa delle autorità e personaggi che invece tenevano la posizione contraria, no? Sì. Personaggi di spessore professionale equivalente, ok? Non è un po' strano che determinati personaggi a cui è stato dato risalto mediatico più che ad altri, perché io ho visto più post su Bassetti su Montagnier o su Raoul. Montagnier è stato proprio censurato, esatto. Cioè, diciamo. Sì, che era quello che aveva lo standing scientifico ben più alto di Bassetti di altri. Appena. Però lui è stato censurato. Quindi da una parte vengono censurati alcuni, dall'altra parte non vengono censurati altri che magari dicevano le stesse cose di Montagnier all'inizio. Invece quelli, i loro post circolavano, che era una bellezza sui social. Io la metà della mia bacheca era riempita di post di questo genere. Allora, se poi a un certo punto, nel momento giusto, perché la situazione lo impone, o così ci dicono questi stessi personaggi, finisce che sono quelli che ci dicono no, guarda che se non ti vaccini sei un terrorista contro qualsiasi evidenza scientifica, dà da pensare, ed è corroborante di questo mio pensiero che non è solo mio ovviamente, però che il divide di ed impera funziona mettendo gli uni contro gli altri, ma controllando in fondo sia gli uni che gli altri, cioè avendo le mani a destra e a sinistra. E quindi questa cosa qui che noi vediamo, l'abbiamo vista, perché chi non è cieco e sordo ed è stato preoccupato da tutto quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno, si deve essere reso conto di questi voltafaccia, di queste censure, di questa cosa qui, ma attraverso le parole e magari si sono innamorati o diciamo infatuati più che maturati, innamorati, ho detto all'inizio bada, questo è un personaggio che sta dalla mia parte, ok, perché dice cose più sensate di quello che dice il potere costituito, poi però questo personaggio ti porta alla fine esattamente dove ti stanno portando quegli altri. Sì. Anzi, diventa ancora più cattivo. Sì. Perché lui a questo punto c'ha la fiducia delle sue persone. Io lo dico, fidatevi di me, perché insomma ve l'ho detto, questo non serviva, ma questo serve.
La storia si ripete, anche perché poi, ecco, parlavamo del partito del Vaffa, e poi, ecco, io ripenso a 100 anni prima, che c'era stato uno che con il me ne frego, insomma, poi ha portato l'Italia dove ha portato, no? Ma è sempre stato così. Cioè, non impariamo mai nulla, fatto lui, ma l'hanno fatto anche quelli colorati di rosso in altri paesi, e anche nel nostro. Certo, assolutamente. Ma anche quella era tutta quella, per chi lo guarda dal punto di vista storico, è fantastica, perché sì, se tu ci pensi, è crollato il muro di Berlino nel 90, ora sono passati 31 anni. E la maggior parte delle persone ancora fanno, orientano il loro pensiero politico o i loro dibattiti dicendo: no, tu sei rosso, no, tu sei nero. Pensa quanto è importante, quanto sono importanti quelle che io chiamo le forme pensiero, noi chiamiamo le forme pensiero, cioè una volta instillato questo concetto di separazione io contro di te, bianco contro nero, giallo contro verde, quello che vuoi, le tifoserie restano tifose, un po' come le squadre di calcio, no? Sai, non si cambiano due cose, la mamma e la squadra di calcio. Sì. E questo più o meno nel cervello di tantissime persone funziona così. Assurda. Perché non si rendono conto, non perché siano stupide assolutamente, ma perché non hanno magari avuto l'opportunità di vedere le cose in maniera un pochino più approfondita. Mm-mm. Eh sì, concordo perfettamente. Tra l'altro, proprio in questi giorni ho visto una foto che mi sembra proprio ecco, la vera e propria fotografia di questa situazione, no? Cioè una foto di Burioni insieme a Zangrillo, che hanno pubblicato questa foto tutti sorridenti, senza mascherina, vicini, abbracciati, diciamo, dove hanno scritto: noi possiamo farlo perché comunque siamo tutti e due vaccinati, e vabbè. Ma questo è proprio sintomatico, perché Burioni da una parte e Zangrillo dall'altra. Zangrillo, che è un altro di questi medici, virologi, dotti medici e sapienti, come diceva la canzone. Che stanno sempre in televisione, e Zangrillo è uno di questi. Tu hai fatto prima, Enrico, l'esempio di Bassetti. Sì. Zangrillo era un altro che nei mesi scorsi veniva anche molto diffuso nei canali anche della controinformazione. Certo. Perché diceva cose apparentemente contro la narrazione ufficiale. Certo. Cioè che si distanziavano dalla narrazione ufficiale. Poi però vedi questa foto e insomma ti fai qualche domanda, perché Burioni, che è considerato nella controinformazione proprio il massimo esempio, no, di quello che è la narrazione ufficiale, insieme, tutti insieme appassionatamente con Zangrillo. E poi un'altra cosa su Bassetti, che infatti ho visto anch'io queste dichiarazioni che ha fatto, ma già da un po' lui stava cominciando a fare questo tipo di dichiarazioni, però questa che ha detto è molto grave. Ecco, se non l'hai già fatto, Enrico, vai a guardare anche, ti consiglio di andare a guardare anche il suo curriculum, perché a proposito di curricula è molto interessante anche quello di Bassetti. Lui è anche nel board of advisors della Pfizer. Quindi, ma pensa un po', allora, ma pensa un po', infatti, e quale vaccino è finito sotto attacco negli ultimi mesi? Guarda caso, appunto. Vabbè, lasciamo perdere, queste sono tutte casualità, ragazzi. C'è nessuna correlazione. Non ci sono correlazioni. Non c'è correlazione, esattamente. Tanto tutto, no, va bene, funzionicchia. Questa cosa funzionicchia, che è, come sì, ha detto un altro, tutto bene, funzionicchia, sì, sì. Questa cosa di Burioni, della foto di Burioni, mi ha fatto molto sorridere, perché indovina chi c'è tra i supporter del sito No Omeopatia? Beh. È il Sara. C'è la fondazione di Burioni. Certo. E la fondazione, sì, la fondazione di Burioni. Indovinate chi c'è nella fondazione di Burioni?
Diccelo Beppe tu. Grillo. Ah, ecco. Spettacolo. Fa ridere, cioè fa, se non facesse piangere, cioè diciamo che bisogna prenderla a ridere, perché se no... Vabbè, ma intanto noi ormai andiamo avanti secondo la logica del vero Stefania, com'è? Sì, quello che siamo sempre con Luigi Mogano. Esilarante e agghiacciante. Per cui... E poi, a proposito dei legami con la politica, prima Enrico parlavi del gruppo San Donato. Attualmente alla presidenza del gruppo San Donato c'è Angelino Alfano. Ma guarda un po'. Conoscenza della politica italiana, è stato anche ministro dell'interno recentemente nel governo Berlusconi. Ma pensa tu che strano. Sì. La questione è che il gruppo San Donato è nelle mani della corrente che teoricamente è opposta a quella di Alfano. Esatto, sì. Ok, Alfano, appunto dicevi, faceva parte del governo Berlusconi, che era l'espressione, ok, degli equilibri precedenti in Vaticano, ok? Sì. Equilibri che sono stati spazzati via con l'avanzare delle truppe gesuite, esatto. Cosa succede? Da chi è stato sostituito Berlusconi, con tutta quella storia dello spread, eccetera, eccetera? Da Monti, sì, che è una figura chiave dell'indagine che ho fatto io, perché fondamentalmente tutte quelle figure chiave che si trovano nei consigli di amministrazione delle società che ho analizzato hanno dei rapporti strettissimi con Conte, con Monti, attraverso la trilaterale, attraverso il consiglio di amministrazione della Bocconi stessa e altri legami. Quindi la sostituzione di Berlusconi con Monti è stato un chiaro è stata una chiara sostituzione in funzione del cambiamento degli equilibri che c'erano stati. Però, stranamente, subito dopo finisce che il suo ministro, che era ministro dell'interno, Alfano, non mi ricordo, sì, sì, sì. Alfano, che doveva far parte, finisce a gestire il gruppo San Donato per conto dell'altra corrente. Quindi, come vedete, non è che non ci sono gli schieramenti politici, non esistono. No, infatti, no. Ci sono animali politici che si attaccano alla liana che passa, tutti i piccoli Tarzan. Carina, che gli immagine. Viene offerta una liana più che l'altra. A seconda di quello di con chi si alleano, non finiscono per non cascare mai per terra, ma cascano sempre in piedi. E questo è un'ulteriore dimostrazione, anche perché Alfano, ma che ne sa di salute? Ve lo ricordate? Ma tutti quanti che ne sanno di salute poi alla fine. È stato ministro, sì, con Berlusconi. Tra l'altro, prima ho detto ministro dell'interno, ma era ministro della giustizia quando c'era il governo. Però poi è stato anche nei governi Letta, Renzi, Gentiloni, cioè ha sempre avuto cariche in tutti questi governi. Quindi è palese che non esistono gli schieramenti, no? Sono io, diciamo, sempre, quindi insomma non è una novità per i nostri ascoltatori. Senza contare che, sai, se uno va a guardare l'organigramma della trilaterale in Italia, cioè il gruppo italiano è bellissimo, perché ci sta appunto Monti, Letta, cioè due degli ultimi quattro presidenti del Consiglio, e poi ci sono il fior fiore della sanità, dell'informazione,
c'è la Maggioni, c'è Gianfelice Rocca, che è il proprietario della Techint e proprietario di moltissime delle strutture che erano nelle mie indagini. Cioè, quello che viene presentato al pubblico come l'agone politico è una grandissima barzelletta. Su questo ormai credo che, sì, che siamo tutti d'accordo, anche, anche l'uomo della strada. Però la cosa bella, infatti io il mio video lo concludevo così, la cosa bella è che da un lato stiamo vivendo quest'epoca in cui stanno cercando di stringerci il collare, dall'altro viviamo un'epoca bellissima in cui una volta che hai in mano le chiavi, le basi, diciamo, per analizzare i dati sono disponibili a tutti. Eh sì. Cioè, perché io questa mia ricerca non è che l'ho fatta andando a cercare diciamo nei database privati o spulciando nelle cassaforti di qualcuno. Io mi sono armato di browser e sono andato a ricercare semplicemente quello che trovavo online. Ma la problematica non è tanto la presenza o l'assenza di dati, la problematica è capire come funzionano certi meccanismi del potere. Una volta che si hanno queste chiavi in mano, tutti possiamo andare a fare le nostre ricerche. Infatti sono molto contento perché presto faremo anche, se mi permetti di fare un piccolo spot. Ma assolutamente, certo. Presto faremo, alla fine del mese dovrebbero cominciare, dei corsi online di politica tenuti da mio padre. Per chi vuole li potrà trovare su accademia.coscienzevede.net, proprio perché, e sarà un corso molto lungo, dettagliato, in cui tireremo fuori, metteremo in mano alle persone le chiavi per poter fare le proprie analisi in maniera più corretta e gli forniamo degli strumenti in modo che loro possano prendere delle decisioni con la propria coscienza piuttosto che con la coscienza dei media o con la coscienza degli storici o con la coscienza del consenso scientifico, che come abbiamo visto è una barzelletta. Quindi chi vuole potrà venire, potrà seguire questo corso per approfondire e cominciare a capire come si fa a prendere questi dati in mano e a guardarli in maniera corretta. Beh, questa è un'ottima iniziativa, direi. Se non altro si vede o si cerca comunque di vedere la politica sotto un'ottica sicuramente diversa, che non è quella che imperversa oggi, poi alla fine diciamo un po' in tutto il mondo. Parliamo semplicemente di politiche che io definirei quasi esclusivamente predatorie, poi alla fine. Sì, ma sono predatorie, però spesso si pensa che le politiche siano predatorie dei nostri soldi. No. Sì, sì, ho capito. Chiaramente non intendevo solamente quello, insomma. Sì, perché mi fanno... Spesso nei dibattiti o anche nell'informazione alternativa, eccetera, eccetera, la tesi è che ci vogliono impoverire perché vogliono i nostri soldi. Io mi domando sempre cosa ci fanno con i nostri soldi quelli che li stampano. Certo. E quindi a me questa tesi mi convince molto poco. Però, allora, vediamo per esempio, io ho altri punti di vista. Per esempio questa storia dell'omeopatia, no?
Io poi la sono andata a guardare anche da un punto di vista, cercando di farmi anche un'opinione scientifica, nel senso, io non sono uno scienziato, però mi sono laureato, ho avuto modo di nella mia carriera di aprire documenti di vario genere, anche scientifici, e di compararli tra di loro, vedere di valutarne l'efficacia. E insomma di poter paragonare argomentazioni di vario genere. Beh, io sono rimasto stupito quando ho fatto la mia ricerca su questo sito, sul fatto che non solo il consenso scientifico, ti presentano che il fatto che il consenso scientifico sia tutto da una parte, non solo quelli che dicono questa cosa sono tutti sempre la stessa persona fondamentalmente, ma anche la cosa che dicono non è che sia proprio così vera, perché c'è una grossa parte della comunità scientifica che non è affatto d'accordo sul fatto che l'omeopatia non serva a niente e sia un cumulo di frottole. Anzi, quello che è emerso dalle mie ricerche, e credo che chi vuole se le possa fare da solo anche, sempre usando internet, è che gli stessi studi che sono stati utilizzati negli ultimi 20 anni per screditare l'omeopatia, che sono studi, sono metastudi, sono quegli studi in cui si prende il corpus degli studi che sono stati fatti in una determinata materia e si vede se in media questi studi sono validi o no, no? Si dice ci sono 2000 studi su questa cosa qui, ne scartiamo la metà perché questi studi sono fallati, di questi altri qui li analizziamo le conclusioni, analizziamo i dati e vediamo se effettivamente alla fine orientativamente l'omeopatia funziona o no o qualsiasi altra materia. Questi studi che sono 4 usciti negli ultimi 20 anni, sono farlocchi tutti e 4. L'ultimo è stato quello strapubblicizzato 5-6 anni fa del governo australiano, di una branca del governo australiano che aveva fatto, commissionato questo studio che era uscito fuori condannando pesantemente l'omeopatia. Questo studio poi è stato ritirato dopo che essere stato pubblicizzato ampiamente, è stato poi ritirato senza la stessa pubblicità ovviamente dallo stesso governo, perché insomma usciva fuori che chi l'aveva compilato apparteneva alle associazioni omeopatie anti-omeopatia da anni prima che facesse lo studio, quindi era ovviamente era parte in causa, non era oggettivo. E poi la metodologia che aveva seguito era completamente sballata. Questi avevano preso, che ne so, ora non ricordo le figure esatte, però su 180 studi ne avevano scartati 175. Si erano tenuti i 5 studi che avevano a loro, e poi avevano abbellito tutto quanto dicendo no, questi li abbiamo dovuti scartare questo per questo e quest'altro motivo, e guarda caso rimanevano soltanto gli studi che gli pareva a loro. E allora esce fuori che tutti gli altri 4 studi soffrono delle stesse identiche problematiche, cioè sono stati fatti da persone che la cui obiettività è questionabile, e che i criteri di esclusione degli studi, perché fai conto su questi studi che prendere in considerazione, la maggior parte dicevano esattamente l'opposto, che cioè c'era una rilevanza statistica importante dell'impatto delle medicine omeopatiche. Sì. Però per qualche motivo tutti questi studi sono stati levati. Ora io, non avendoli esaminati tutti uno per uno, non posso farmi un'idea che uno abbia ragione e uno no. Però posso dire che se c'è tutto questo impegno per dare addosso ad una cosa
e quando gli si dà addosso viene pubblicizzata, e invece quando c'è una notizia che dovrebbe suonare la riscossa invece per la posizione opposta, questa notizia non appare. Questo mi indica che il potere ha un interesse specifico in questa questione, e io mi sono chiesto quale può essere l'interesse specifico del potere, e abbiamo visto quale potere contro una questione come l'omeopatia, perché l'omeopatia è una materia strana, una materia strana che ancora non si capisce come funziona, e quindi però da quello che ho potuto studiare sembra che più ci si addentra nello studio di questa materia e più i confini tra la fisica e la metafisica diventino, come dire, gli inglesi direbbero blurry, cioè più labili, diciamo. Più labili, sì. I confini si mischiano. E ho pensato una cosa storica. Se noi storicamente abbiamo questo potere in Italia che si è occupato per millenni di limitare l'accesso al sapere e di mantenere, per esempio, se fosse stato per loro, noi ancora vivremmo in un universo in cui la Terra è il centro dell'universo. Eh sì. Ok? Perché? Perché da una parte il controllo del sapere è fondamentale per il controllo del potere, e lo vediamo e si vede anche in questa mia indagine che ho fatto sulla sanità. Dall'altra però forse c'è un sapere in particolare che deve rimanere nascosto. E pensa, io ho pensato, magari non sarà così, ma cosa succederebbe se i confini tra la fisica e la metafisica diventassero sempre più labili? Ovvero, cosa succederebbe se la spiritualità o la religione diventasse materia scientifica? Mi spiego? Come no? Quale sarebbe poi la base per mantenere il controllo della fede? Sì, ma io concordo perfettamente con quanto stai dicendo, perché poi non è un caso che questo potere, cioè poi il Vaticano, stiamo parlando poi di fatto di questo, no? Quindi chiamiamolo per nome. Cioè loro per anni hanno gestito e gestiscono ancora oggi tantissimo tutto quello che è il discorso dei farmaci. Sono secoli che loro si occupano di questo, insomma, e quindi è evidente che non hanno nessun interesse perché si venga magari a scoprire una scienza medica che magari ha anche queste implicazioni che stai dicendo tu. Cioè, dal punto di vista finanziario non ha senso, perché se allo stesso modo con cui si fanno i soldi con le medicine alleopatiche si possono fare con le medicine omeopatiche. Ma non parlo solamente di soldi, Enrico. Cioè, è chiaro che non sto parlando solamente di un non parlo solamente di un interesse economico, c'è cioè un interesse che va al di là, diciamo, della parte semplicemente economica, materiale, io credo. Assolutamente, assolutamente, perché questo sto dicendo. Per lo stesso motivo per cui non ha senso che chi stampa denaro si vuole impossessare del nostro denaro. Certo, certo. Quindi sì, sono molto d'accordo su questo fatto. Sono interessato a questa diatriba perché apre degli scenari interessanti. Molto. E mi chiedo da sempre perché, se tanto tu controlli tutto il resto, come mai non controlli pure questo? Anzi, sono sicuro che controlli anche quello, ma se lo controlli, cioè io
Dubito che la Boiron e la Pfizer, cioè che chi controlli la Pfizer non riesca a controllare la Boiron. Che è una, spieghiamo che è una delle più grandi case, diciamo, di farmaci omeopatici, chiaramente, la Boiron, che stai dicendo, sì, no? Sì, sì, esatto. Sì. E io ho difficoltà a credere. Sicuramente ci sarà qualcuno che ci investe un po', insomma, quindi che ci sta lì e cerca di controllare, sta magari dentro qualche piccolo consiglio d'amministrazione, però comunque ci sta sicuramente, immagino di sì. Cioè, diciamo, se anche dal punto di vista finanziario, no? Se tu sei la Pfizer, vanno i medicinali omeopatici, si vogliono curare con l'omeopatia e glieli fai tu. Qual è il problema? Ok, tanto quelli stanno lì per fare soldi. Ok, allora, quindi questo dice che la motivazione economica esattamente non regge, insomma, non ha motivo di essere, e quindi appunto, come dicevi tu, la motivazione deve essere di un altro tipo. Io più vado avanti, più penso che le cose che all'occhio comune sembrano più sottili ed insignificanti, alla fine siano quelle per cui si combatte realmente. E quindi quello che credo io, come tu sai, è quello che crediamo un po' noi tutti di Coscienza in Rete, è che quello che ci sia in ballo veramente sia la nostra coscienza. Perché lo sviluppo delle coscienze individuali porta inevitabilmente al crollo di tutte le strutture di potere. E quindi questo, qualsiasi cosa va nella direzione del risveglio delle persone, deve essere ostacolato, ecco, questo è ciò che penso in fondo. Però ognuno si può fare la sua idea, però insomma è il caso anche da profani di cominciare a guardare ognuno di noi attraverso appunto questo strumento meraviglioso che è il web, di cominciare a collegare noi stessi i puntini, perché io non voglio neanche essere quello che dice no, le cose stanno così, ve lo dico io come stanno le cose, mi spiego? No, ma infatti guarda, poi ecco, no, io sono contento che dici questa cosa, perché guarda caso noi poi diciamo forse poi in particolare, no, Stefania, proprio quest'anno stiamo facendo delle trasmissioni con delle persone che ci portano tutte i risultati di ricerche fatte sul web, di fatto. Cioè, tu sei una di queste, Enrico, quest'anno, insomma. Un'altra, sì, che abbiamo avuto è stata Sonia Savioli, che ha fatto quel bel libro sul giallo del coronavirus. E, cioè, portiamo comunque, stiamo portando in realtà alla ribalta tutte risultati di studi che si possono e di ricerche che si possono tranquillamente fare. Adesso noi faremo anche una trasmissione in qualche modo su questa storia del gruppo dei 30, questo documento firmato a dicembre del 2020 da Draghi, due mesi prima di entrare appunto in, e è tutto quanto consultabile, lo stiamo semplicemente traducendo, è un po' lungo, insomma, è anche un po' palloso in alcuni punti, sì, perché ci sono anche delle schede tecniche che probabilmente sicuramente salteremo, però chi vuole può andare sul loro sito, se lo scarica tranquillamente, e lì c'è tutto quanto il disegno di Draghi, già stabilito mesi prima, assolutamente, e quindi, anni prima, quindi ecco quello che stai tu dicendo, cioè noi stiamo cercando di fornire gli strumenti alle persone di farsi le ricerche da sé finché ce lo consentono, perché poi magari questi trovano pure il modo di togliere delle robe, però questi qui, cioè, pubblicano tutto.
sì, questa è la cosa assurda. Se ce lo consentono è perché, perché serve. Eh sì. Nel senso, serve la crescita della nostra coscienza. La problematica non è l'assenza di dati, ok? La problematica è la volontà del singolo individuo di andarseli a guardare. Bravo. E quindi a me piace, vorrei far passare questo messaggio, cioè quando io mi sono messo a fare questa ricerca, ok, sono partito dicendo vabbè, devo fare un articolo per il mio sito e mo mi metto a fare questa ricerca. Che pizza, oggi non mi ha di lavorare, però lo devo fare e mi metto a farlo. Man mano che la facevo, mi sono appassionato, perché diventava come seguire una serie TV su Netflix di spionaggio. Mi spiego? Perché più vai avanti, dici, ah, ma allora questo... Ah, ma allora... E mi sono alla fine divertito come un matto. Ma questo mio divertimento è stato anche non fine a se stesso, è stato utile per me innanzitutto, ma alla fine è stato utile per tutte le persone che poi sono andate a vedersi. Vogliono... Certo, esattamente. Certo. Quindi il fatto che abbia fatto una cosa non solo per me, e mi ha generato il divertimento interno, perché in fondo la mia spinta era per aiutare le persone come me intorno a me, no? Sì. Visto che tu non c'hai voglia di fare questa cosa qui, te la faccio io. Ok. E io penso che se tutti noi facessimo, cioè tutti, man mano che le persone, sempre più persone faranno in questo modo, cominceremo a cambiare le cose dal basso, veramente, senza bisogno di vaffa, senza bisogno di partiti, gruppi, eccetera. L'importante è voler fare qualcosa di buono per i propri fratelli e sorelle, come dire, sì. Per le persone che sono in viaggio come noi su questa terra. Sì. E questo, devo dire la verità, quando poi tu hai appunto questa volontà e questo e un minimo di basi per poter fare le tue ricerche, e poi quando le fai ti diverti da morire. Quindi invito a chi ci sta sentendo a provare. Eh sì, perché poi alla fine, ma guarda che è così, perché io poi è così, io sto traducendo appunto questo documento e mi sto divertendo in un certo senso, anche a volte mi indigno pure, perché ovviamente trovo tracce di quello che stanno mettendo in piedi, tragicamente, però è interessante perché loro comunque già hanno deciso tutto quanto e è proprio come entrare un po' nella tana del bianconiglio, poi alla fine, quindi c'è questo lato, diciamo, divertente, no? E penso che poi questa è una cosa che abbiamo un po' provato tutti quanti, che abbiamo magari fatto diverse ricerche, insomma, anche in passato, parlo, diciamo, anche per Stefania, insomma. Certo. Sì, anche perché io quando mi sono avvicinata tanti anni fa, nel 2007 ormai, alla cosiddetta informazione alternativa, è proprio questa la cosa che ho imparato, è il fatto di fare le ricerche in prima persona, cioè di seguire tutti questi fili, di cercare di mettere insieme questi collegamenti in un quadro logico, in un quadro che si regga, insomma. E questa è la cosa più importante che ho imparato. Infatti non, a un certo punto poi non mi capacitavo come invece
in molti che seguivano, ma anche che seguono adesso, la cosiddetta controinformazione, scatta poi lo stesso meccanismo di quelli che seguono l'informazione ufficiale, cioè io semplicemente mi bevo tutto quello che leggo e mi prendo la pappa pronta. Invece non dovrebbe essere così, dovresti metterti tu a collegare i puntini. Poi chiaramente c'è chi lo fa di più e chi lo fa di meno, perché anche perché non tutti hanno il tempo a disposizione, le risorse, eccetera. Però comunque il principio dovrebbe essere questo: è un po' anche un ritorno a quello che era la vera ricerca su internet dell'informazione alternativa, che forse adesso negli ultimi anni si è andata un po' a perdere con l'arrivo e la predominanza di questi social network, e si è un po' perso invece la ricerca anche lunga e dettagliata, e invece bisognerebbe tornare lì, secondo me, perché quello è un uso veramente bello di questi strumenti che abbiamo a disposizione, insomma. Sì, assolutamente. Mio padre dice una cosa interessante, dice: se non lo usiamo noi per il bene, lo strumento, ci usa lui per il male. Come dire, nel senso, noi abbiamo la tendenza a la maggior parte del nostro tempo, diciamoci la verità, quasi tutti noi, di fronte allo strumento internet, cioè come ci poniamo? Ci poniamo che 9 decimi delle volte lo usiamo per guardare quello che ci piace, cioè fare cose che ci rendono la vita più comoda, ma non necessariamente cose che ci rendono la vita migliore. Allora, nel momento in cui noi usiamo lo strumento soltanto per renderci la vita più comoda, dopo un po', se notate, abbiamo degli effetti proprio fisici, cioè ci stanchiamo, ci annoiamo, si abbassa un po' la nostra vitalità. Esatto, mentre sì. Se invece lo stesso strumento lo utilizziamo per fare una cosa che invece è per il nostro bene più che per la nostra comodità, ok? E soprattutto se quella cosa poi è anche per il bene di qualcun altro, e invece a un certo punto ci sale l'energia e anche quei documenti pallosi del Club dei 30 diventano, sì. Ti viene voglia di guardarteli. Sì, no. È che no? Assolutamente, sì, no. Infatti è proprio questo, no? Il meccanismo è proprio quello che dicevi. Perché ecco, ricordo che come l'ho aperto la prima volta sto documento, quando ho cominciato a vedere tutti sti grafici ho detto mamma mia, cioè io poi non ci capisco niente di finanza, dico vediamo un po' che esce fuori. Però poi alla fine quella forse è stata poi una delle parti che io ho affrontato per primo, perché ho detto, dico sai che c'è, tanto mi faccio questa qui e più rompipalle, poi l'altro sarà una passeggiata, insomma. E di fatto è così, adesso sono quasi alla conclusione, quindi spero, vai, insomma, poi di farvi sapere qualche spero cosa di in merito. Spero presto la tua trasmissione. Sì, spero, insomma, speriamo, insomma, di poterla fare sicuramente questa trasmissione qui, perché penso che sia importante poi. Certo. Anche se poi, ecco, ripeto, già chi vuole certi documenti può andarseli tranquillamente a vedere e a scaricare, per cui come ho fatto io, tra l'altro, insomma, come hanno fatto già anche in tanti, perché so che anche altre persone, insomma, si stanno occupando proprio di questo documento qui. Allora, io farei una piccola pausa musicale, 3 minuti proprio, e poi riprendiamo il discorso, va bene? Che ne dite? Va bene. Allora ci andiamo a sentire Scarborough Fair di Simon e Garfunkel. Allora, Enrico, io volevo farti una domanda. Ma non è un caso
che proprio qui in Italia magari sia sorto, appunto, se abbiano aperto questo sito contro l'omeopatia, perché io so che per esempio in Francia, cioè, l'omeopatia viene riconosciuta tranquillamente già da tantissimi anni. Tu in Francia puoi andare tranquillamente a prenderti farmaci omeopatici, e come in Francia in tanti altri stati, diciamo, in Europa. Non è un caso che proprio qui in Italia ci sia adesso proprio questa grossa offensiva. Non è solo in Italia, non è solo in Italia. Perché poi tu parlavi pure dell'Australia, questi studi, quindi comunque c'è una cordata abbastanza solida, un po' internazionale. Allora, io alla fine del mio video sulla salute, sulla sanità, facevo una chiosa, nel senso, questa è la situazione, io ho fatto vedere la situazione italiana, sì, nel senso, come funziona qui da noi, e ho fatto una domanda che è questa: pensiamo che funzioni in modo diverso nel resto del mondo? Infatti. Io ho seri dubbi. Sì, perché non ho ancora fatto la ricerca specifica, però avendo fatto tante ricerche in ambito politico, allora prendiamo per esempio a chi è in mano questa storia, no? Che fondamentalmente è in mano al Vaticano, ma uno degli strumenti principali è la trilaterale. Sì. La trilaterale è un organismo internazionale, sì, che in cui ci sono figure di potere di tutti i tipi. Ci sono politici di altissimo livello, ci sono professori di altissimo livello che comandano più dei politici, e ci sono gente come gli Elkan, eccetera, che rappresentano, diciamo, il braccio armato, quelli che mettono i soldi sì, per fare tutte queste cose. E che hanno in mano l'informazione, tra l'altro. E che hanno anche in mano l'informazione. Certo. Questo perché è importantissimo, il fatto dell'informazione. Esatto, ma queste strutture non sono strutture limitate al nostro paese. Se guardate la struttura della trilaterale, io prima parlavo del gruppo italiano, ma poi c'è il gruppo europeo, il gruppo internazionale, ovviamente il chairman onorario del gruppo europeo è Monti, quindi è una figura importantissima. Ma sì. Che significa? Significa che la stessa struttura che ha membri in tutto il mondo, o almeno nelle principali economie del mondo, pensate che si limiti a fare questa cosa solo da noi? Non è credibile, no? Mm-hmm. E quindi, per esempio, recentemente mi sembra che in Francia abbiano revocato la possibilità di farsi rimborsare i trattamenti omeopatici. Stanno mettendo delle limitazioni, sapevo, sì, è vero. Perché la questione non è italiana, assolutamente. Anzi, in Italia fanno tanta pubblicità perché c'è tanta a questa storia. Perché anche in Italia c'è tantissima gente che usa l'omeopatia. E quindi questo sforzo pubblicitario è mirato a queste persone che ne fanno uso. È mirato a screditarli. È come dire, è la stessa tecnica del se tu hai dubbi su un vaccino, sei Novax. Non sei uno che ha dubbi su un vaccino, sì, sì, sei sì, un Novax. Se tu funziona dappertutto, che è poi lo stesso modo che se non sei con noi, sei contro di noi, che è quello che dicevano i nazisti, no? E se non
se non sei comunista allora sei fascista, una volta si dice. Se non sei vaccinato sei un terrorista adesso, per cui esatto. Cioè, è sempre la stessa storia. Sì, lo so. È sempre la stessa tecnica. La tecnica è quella. E quindi non ci dobbiamo meravigliare che esca i primi studi sono usciti negli Stati Uniti. Poi sono usciti, poi è uscito questo australiano molto tempo dopo, eccetera. Ma l'andamento non è determinato dalle strutture nazionali, l'andamento è determinato da chi le dirige, e che, come abbiamo visto, non rispondono al popolo, non rispondono neanche alla scienza. Eh sì, che poi, se correggetemi chiaramente se sbaglio, ma a me poi risulta che per esempio almeno dagli anni, io da quello che ricordo, io più o meno dagli anni 90 in poi, anche qui in Italia poi ci sono stati tantissimi medici allopatici che sono andati a fare dei corsi sull'omeopatia e hanno cominciato a consigliare l'omeopatia per tante persone, per tanti rimedi, ovviamente non per tutto, però diciamo anche per quanto riguardava diciamo cose curabili tranquillamente con l'omeopatia e senza il rischio di avere particolari controindicazioni, loro tranquillamente suggerivano l'omeopatia, per cui diciamo in qualche modo questa coscienza forse da parte di alcuni medici era iniziata e forse magari ancora continua di molti medici. Sì. Io, cioè, dal 90 in poi io ho visto una grande, cioè io mi ricordo i primi medici omeopatici venivano pure guardati un po' strani, sinceramente erano proprio quelli poi che si beccavano tutti gli insulti, vabbè voi date l'acqua fresca, insomma l'acqua zuccherata, cose di questo tipo, insomma. Questo è proprio il punto che torniamo al punto che facevo prima. Sì. Il problema non è tanto il medico che propone, lo usa, perché l'hanno sempre usato per centinaia d'anni. Il problema è che man mano che si fa ricerca su questa cosa e man mano che progrediscono le teorie scientifiche, il confine, per esempio potete andare a guardare, c'è un'intervista bellissima, dei video bellissimi di Emilio Del Giudice, il famoso fisico italiano deceduto, faceva vedere, spiegava appunto gli esperimenti di Montagnier sul trasferimento dell'impronta del DNA da una boccetta all'acqua all'altra di acqua, e che avveniva attraverso un processo non fisico, ma però avviene un esperimento che è stato provato e ripetuto, insomma, che un effetto vero. Cioè, quello che succede è che man mano che si studia, il confine appunto tra la materia e la non materia, quella che noi non possiamo misurare ancora, diventa, svanisce. E però se questo confine svanisce, svanisce anche l'autorità che abbiamo visto c'è dietro tutta questa, sì. Tutte queste strutture. Allora, il problema non è fermare i medici, perché a loro non interessa un fico secco del fatto che gli diano acqua fresca piuttosto che zucchero o piuttosto che Viagra. Non gliene importa proprio nulla, anzi, se fosse come la maggior parte delle persone vede il mondo, dice, basta che gli vendono qualcosa, qual è il problema? Ok? Il problema è che va fermata la ricerca, non va stigmatizzato un intero settore di ricerca perché sta andando in una direzione che non gli piace. E quindi è quello il problema, non è il medico. Perché la scienza medica funziona come tutte le scienze, funziona che quello che si dava 10 anni prima, 10 anni dopo non si dà più. Perché la scienza ha trovato una cosa, ha trovato che fa male, o che c'è una cosa che funziona meglio, o che il principio era sbagliato. Cioè,
noi non usiamo più le sanguisughe per curare le persone. Sì, sì, sì. Okay. Certo, sì, però sì. Quello era il massimo della scienza fino a un paio di secoli fa, va bene? Allora, quella era la scienza medica. Il problema non è usare la sanguisuga o no. Il problema, se tu ci pensi, qualsiasi cosa che ha portato verso lo studio dell'invisibile è stato osteggiato. Io penso a Semmelweis. Quello che scoprì che se ti lavi le mani prima di fare un'operazione il tuo paziente è più facile che non muoia. Questo dottore, che fece una scoperta enorme, finì rinchiuso in manicomio e dichiarato pazzo. Perché nonostante che quando lui avesse introdotto nell'ospedale in cui lavorava, che era un famosissimo ospedale, mi sembra austriaco, questa pratica, le mortalità infantili praticamente si erano azzerate, ok? Mentre prima ne moriva quasi uno su due, una percentuale orrenda, cioè tremenda, la percentuale era scesa al 5%. Ora non so se questi siano i numeri effettivi, esatto, ma diciamo che più o meno siamo lì. Allora, cosa successe a questo Semmelweis? Introdusse questa cosa e l'ospedale ebbe un successo clamoroso. Però i suoi colleghi formarono un cartello, cioè formarono consenso scientifico, e lo buttarono fuori dall'ospedale e tornarono alla pratica prima di fregarsene, di lavarsi le mani prima di operare o di far partorire una paziente, col risultato che dal giorno dopo riavevano gli stessi morti che c'erano prima. Allora, però, prima che questa cosa poi diventasse inarrestabile, sono passati decenni, e nel frattempo Semmelweis è morto dentro a un istituto psichiatrico. Sì. Ok. Allora, se ci pensiamo bene, cosa volevano fermare loro? Cioè, dal punto di vista della scienza, gli altri medici vedevano che sta cosa funzionava, chi se ne frega, meglio, no? In teoria. Sì. Dal punto di vista invece della ricerca, significava dare una mano a quello che poi comunque si è sviluppato ulteriormente, significava dare il via libera a una ricerca verso, tra virgolette, l'invisibile, perché i germi, queste cose qui, non erano visibili, spieghiamo. Occhio nudo, tutto sì. Quello che mira in quella direzione, ok, mira a far vedere che diciamo ci sono realtà che non sono apparenti o toccabili, quello viene stranamente osteggiato. E questo, io mi sono fatto l'opinione che questo sia il motivo fondamentale, perché scusa, tu, allora, innanzitutto non scordiamoci l'idea che mi sembra che era in Austria Semmelweis, che lì l'influenza del Vaticano negli ospedali fosse diversa dalla nostra, e quindi bisogna chiedersi perché tutti questi dottori, che in fondo che gli si chiedeva di darsi una lavatina alle mani, perché si osteggiava questa cosa? Perché i dottori ne avrebbero tratto soltanto vantaggio, e dal punto di vista cristiano salvare una vita è meglio che non far salvare una vita, teoricamente. Quindi non ha senso neanche dal punto di vista religioso, diciamo. Eh sì. Assolutamente.
Che succede? Ci siete? Sì. Non vi sento. Enrico, sì, mi senti? Ah, non so cosa è successo. Ah, ok. Ah, io ti sento bene. Sento bene. Anche Nicoletta. Oh, bene. Stefi, non so se tu volevi intervenire. Sì, allora, intanto molto interessante questa vicenda di Semmelweis, che già l'avevo letta da qualche parte ed è veramente, fa capire molto di come funzionano questi meccanismi. E poi invece, tornando all'inchiesta di Enrico, io volevo chiederti una cosa, perché mi ha colpito molto a un certo punto della tua inchiesta. Adesso non mi ricordo quale personaggio fosse, perché comunque tu fai tanti nomi di questi personaggi, non mi ricordo il personaggio nello specifico, ma a un certo punto salta fuori, tra tante strutture, istituzioni eccetera, anche la Fondazione Italia-Cina. E questo mi ha colpito molto, perché insomma la Cina, noi ne abbiamo parlato tante volte anche nelle nostre trasmissioni, insomma ci sarebbero da fare tanti discorsi sulla Cina negli equilibri mondiali, specialmente sulla struttura del potere cinese. Ecco, però mi ha colpito proprio di ritrovare anche questa Fondazione Italia-Cina anche in questa tua inchiesta che hai fatto. E tra l'altro nella Fondazione Italia-Cina c'è anche, credo che sia il vicepresidente, adesso non ricordo bene, si chiama Riccardo Monti, non credo che sia parente di Mario Monti, però è l'amministratore delegato di una società che si chiama Tribù e che è attualmente ancora, credo, coinvolta nella vicenda delle mascherine di Arcuri, di cui noi abbiamo parlato anche di questo tante volte qui. Nella Fondazione Italia-Cina c'è Elkan. Tra l'altro, e infatti anche lì volevo arrivare, perché cioè, insomma, abbiamo parlato parecchio di questa questione delle mascherine, e c'è anche lui, c'è anche Elkan, che è onnipresente dappertutto, e nella trilaterale, nel gruppo Bilderberg e anche nella Fondazione Italia-Cina. Quindi, insomma, se ci vuoi dire qualcosa riguardo a questo, perché... Guarda, la Fondazione Italia-Cina non ne parlo nello specifico, perché la sto ancora studiando approfonditamente, però mi ha colpito, sono anni che esce fuori nelle mie ricerche, e quello che è uscito fuori nelle mie ricerche è che l'impero cinese, cioè chiamiamolo così, perché lo Stato cinese, insomma, a un certo punto, che succede negli anni 90? Che tutta un'intera casta professoriale viene spedita in Cina, tutta una serie di professori si occupano di Cina, tra i quali Prodi e tanti altri, e si occupano di creare il know-how cinese, il know-how politico, il know-how materiale, diciamo produttivo, il know-how dirigenziale. Tutto questo è stato fatto da una serie di professori europei e americani, ma soprattutto europei, che sono andati in Cina a trasformare quello che era un'economia arretrata. Non scordiamoci che fino a 30 anni fa stavano tutti in bicicletta. Eh sì, okay. Era una società veramente di stampo comunista, per cui era quello che era, con tutti. Sì, era una società di stampo comunista, ma all'ennesima potenza. All'ennesima potenza, sì, sì, sì. Nel senso che almeno in Russia le macchine ce l'avevano. Sì, non so, sì, come sì, sì. No, lì proprio stavamo proprio ai livelli massimi. Esatto, e tutta questa società è cambiata e ha avuto le basi teoriche del proprio cambiamento, cioè il know-how,
quello che si chiama know-how, è stato portato da questa serie di professori europei, che guarda caso sono gli stessi professori che poi gravitano in queste strutture di potere, ok? E che come dire, non avrebbero avuto interesse a fare questa cosa qui se la storia fosse come quella che ci raccontano, che cioè c'è la competizione tra gli stati fatti in un certo modo, che gli interessi sono nazionali, eccetera, eccetera. No, quello che è stato fatto è stato mandare, trasferire questo know-how perché c'era bisogno di creare la macro area, come stanno facendo l'Europa da noi, o la macro area sudamericana, come si cerca di fare il panafricanismo, eccetera, di creare le famose macro regioni che porteranno poi in ultima battuta verso il mondialismo definitivo, cioè lo Stato unico mondiale. Quindi invece di fare come ci raccontano che il mondo funziona, cioè che se c'è uno debole uno se ne approfitta, cioè, per dire, perché questa storia è stata fatta in Cina, questo trasferimento di know-how e facilitazione di crescita è stata fatta con la Cina e non è stata fatta con il Congo, che magari è altrettanto ricco di materie prime, eccetera, eccetera. Anzi di più, perché c'è bisogno di creare la macro area est asiatica, e questa macro area deve fare riferimento alla potenza cinese, diciamo che siccome poi c'è un'altra motivazione, il fatto che la fiaccola imperiale si sposta col tempo. Cosa succede? Nella storia ci sono gli imperi nascono perché determinate popolazioni sono più utili e più capaci di essere al servizio del potere. Quindi nel momento in cui i romani erano più efficienti e feroci degli altri, la fiaccola dell'impero era a Roma. Quando poi sono diventati più efficienti gli spagnoli, i francesi, gli inglesi, eccetera, la fiaccola imperiale si è spostata. Negli ultimi ormai quasi 100 anni la fiaccola è negli Stati Uniti, sono loro l'impero, no? Allora, qual è il motivo per cui loro dovrebbero aver permesso la creazione di questo trasferimento di know-how verso un avversario potenzialmente pericoloso e che adesso è diventato realmente pericoloso per gli interessi statunitensi, se gli interessi fossero realmente nazionali? Non avrebbero avuto nessun, cioè avrebbero cercato in qualsiasi modo di ostacolare questo trasferimento di know-how. Invece non è stato fatto, anzi è stato aiutato in tutti i mezzi. Sappiamo anche che l'attuale presidente degli Stati Uniti è molto amico della Cina tramite il figlio. Perché viene fatta questa cosa? Perché il prossimo, probabilmente la prossima la fiaccola dell'impero probabilmente sarà in Cina negli anni a venire, si parla di parecchi anni a venire, però le basi del nuovo impero sono state gettate, sta crescendo, perché in questo momento proprio la popolazione cinese esprime una forza di intenti, di psicologica ben diversa da quella che hanno negli Stati Uniti, in cui la popolazione comunque
sta perdendo lo spunto che le ha consentito di creare l'impero, e quindi il potere ha bisogno di altri centri in cui portare avanti le cose in maniera più efficiente, efficiente ovviamente dal punto di vista del potere. Quindi per esempio i cinesi, noi ci lamentavamo degli americani, diciamo come fanno gli americani a lavorare, ad avere una sola settimana di vacanza all'anno, eccetera eccetera. I cinesi manco quella vogliono, fondamentalmente. Cioè, sono disposti a lavorare tantissimo, 20 ore al giorno, vengono da un periodo di oppressione clamorosa che li ha forgiati in un determinato modo, li ha induriti in un determinato modo, e ora questa massa è pronta per prendere le redini dell'impero, e quindi questo credo sia quello che sta succedendo. La Fondazione Italia-Cina è una fondazione appunto che si occupa da tempo della facilitazione del trasferimento di questo know-how. Ok? E guarda caso, guarda un po' chi c'è dentro. Non sono nomi diversi, cioè un'altra, quella che io ho menzionato, che era Diana Bracco, se non sbaglio, che era presidente della, aspetta, non mi sovviene, tra tutte le società, un secondo, del Centro Diagnostico Italiano, che sono, a cui appartengono 26 strutture di quelle famose 141, tutte collegate tra loro. E lei sta, allora, è proprietaria di questo Centro Diagnostico Italiano, è proprietaria di una casa farmaceutica, e era presidente di Federchimica. E già questo dovresti dire, ma scusa, tu facevi la presidente Federchimica e metti bocca nel dibattito scientifico omeopatia non omeopatia, sembra che tu abbia un leggerissimo conflitto di interesse. Appena. Vabbè, tra le altre cose in cui questa signora Bracco partecipa, c'è il consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi, in cui c'è Mario Monti, e in cui c'è Gualtiero Brugger, che è quel personaggio che ti dicevo che fa il presidente della Maugeri, e è nel consiglio di amministrazione, ora non mi ricordo, mi sembra l'oxologico, però non mi ricordo bene. È chiaro che area di provenienza, a quale tipo di strutture appartiene la Bracco. E insieme a lei, nella stessa Italia-Cina, ci troviamo Elkan, che appartiene alla stessa struttura, e una serie di professori e di politici che ruotano lì intorno, ci fanno belli, fanno balli, fanno le serate, eccetera, eccetera, ma sono tutte facciate per quello che avviene realmente da anni, da decenni, che è il trasferimento del know-how verso la Cina. Ecco qua. Va bene. Allora, Stefania, non so se c'era qualche altra domanda. No, soltanto un'ultimissima cosa sulla Fondazione Italia-Cina, che è stata fondata da Cesare Romiti, quindi di nuovo la Fiat, Cesare Romiti, che è stato anche, non so se è stato proprio presidente o comunque aveva una carica importante anche nell'Aspen Institute, quindi ritornano sempre questi enti. Ti posso dire una chicca su Cesare Romiti? Certo. Per dimostrare come
sia ubiquo questo potere e come abbia le mani anche in posti impensabili che in realtà sono molto importanti. Sapete cosa ha fatto Cesare Romiti negli ultimi 10 anni? Ora non so se è morto, però sì, è morto. Sì. Prima di morire, fino alla sua morte, lui era il preside dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Ah, ecco. Sì. Se tu vai adesso nell'Accademia delle Belle Arti di Roma e conti gli studenti, guarda quanto vengono dalla Cina. No. E che cos'è quello se non trasferire? Certo. Ora sembra una cosa banale, ma il nostro patrimonio artistico, il gusto, la formazione del gusto è alla base del vantaggio competitivo che ha l'Italia nel mondo. Il gusto culinario, il gusto artistico, la moda. E quindi, come vedete, il trasferimento del know-how di questa cosa dovrebbe essere vietata in uno Stato che certo. cerca di mantenere il proprio vantaggio competitivo, sì. invece viene facilitata da una persona che sta, come dicevi tu, ha fondato questa Fondazione Italia-Cina e che stava, ovviamente, viene dalla Fiat. Di chi è la Fiat? Sappiamo bene. E quindi... Quindi tirate voi le somme, insomma, voi che ci ascoltate, perché noi le abbiamo già tirate. Fa pure rima, insomma, no? Certo, certo. Sì, io penso che più che tirare le somme sulla... Allora, noi qui oggi abbiamo dato una breve infarinatura, abbiamo guardato rapido. Un po' dall'altro, sì. Lo sguardo rapido... per dire fondamentalmente guardate un po' questa cosa se funziona così, guarda questa se funziona così e guarda se riesci a trarne un senso tuo, ma andate a guardare, cioè, il messaggio secondo me che deve uscire da questa nostra trasmissione, ragazzi e ragazze, andate a guardare con i vostri occhi. Eh sì, e poi se avete un pochettino di coraggio chiedetevi anche a volte a chi state credendo, poi alla fine, no? A chi state dando esatto. ragione. Esatto. Perché già questo è, io credo che sia proprio forse la prima molla, diciamo, per un risveglio di coscienza. Perché poi ovviamente. Sì, perché poi ti rendi conto che stai andando dietro, ecco, come dicevi giustamente tu, stai andando dietro a delle forme pensiero precostituite da altri, non per il tuo bene, ma per il tornaconto di altri, diciamo. Tornaconto poi non semplicemente visto da un punto di vista materiale, ovviamente. È per questo che io voglio... Cioè, voglio che sia chiaro che sia io che te che Stefania non stiamo qui a dire credete a noi, stiamo qui a dire credete a voi, andate a guardare. Sì, infatti. Provate, vedete, riscontrate e poi fate voi le vostre valutazioni, perché poi una volta fatta una valutazione, ovviamente c'è il rischio, insomma, che la vita cambi un po'. Possa cambiare un po', certo. Bene, allora io non so se ci sono altre cose che vogliamo affrontare. Siamo più o meno in vista del finale. Ovviamente, Enrico, se tu vuoi segnalarci, diciamo, qualsiasi iniziativa che state facendo, fai pure. Insomma, lo spazio c'è, puoi farlo allora. Tranquillamente. Intanto, se volete andare a vedere i collegamenti che ho fatto e volete capire esattamente chi ha le mani nella sanità italiana, nomi e cognomi, potete andare a vedere il mio video che si chiama Le mani sulla tua salute, lo trovate nel canale YouTube di Coscienze in Rete oppure sul nostro sito www.coscienzeinrete.net.
volevo ricordare un'altra cosa, che se vi è piaciuto un po' il mio punto di vista per cercare di capire come funziona in maniera più approfondita e per avere gli strumenti voi stessi per poter fare le vostre analisi in maniera più strutturata, diciamo, potrete dalla fine del mese seguire questo corso di politica che tiene mio padre Fausto, sempre sul nostro sito. Andate su accademia.coscienzeinrete.net e troverete il master sulla politica. Tutto qui. Bene. Poi insomma aspettiamo questa nuova ricerca che farai, insomma, che sicuramente pubblicherai. Sì, sto lavorando su sempre ho deciso di ampliare un pochino questo discorso, un po' come abbiamo fatto oggi, per far capire meglio a chi ha visto il mio primo video come funziona quella che io chiamo la casta dei professori, perché a noi ci hanno dato per 20 anni in pasto la casta politica, ci hanno fatto odiare i politici, ma non ci hanno parlato di altre caste molto più importanti. Come abbiamo visto anche in questa mia analisi, ci sono dei professori di università che spuntano fuori come funghi dappertutto, sempre sì, gli stessi. E che costituiscono anch'essi una vera e propria casta. Questa casta ha un ruolo più importante di quella politica. E niente, quindi io il mio prossimo video sarà sull'analisi di questo fenomeno, diciamo. Che poi insomma, ecco, non è un caso che poi nel momento in cui si fanno poi governi tecnici in Italia escono fuori appunto poi tutti questi bei professori, immagino. Sì, tra l'altro poi ci sarà sicuramente dell'altro, però a livello politico vediamo, no? Assolutamente, stavo guardando il ministro delle infrastrutture del governo corrente. Sai cosa fa anche nella vita? No. Oltre a quello? Fa il capo del club di Roma in Italia. Ah, ecco. Vedi. Vabbè, quindi, vabbè. Però questo... Interessante. Magari ne parlerò di più nel mio video. Sì, beh, certo. Poi andrai in quest'altra bella tana del Bianconiglio e ci farai sapere quello che esce fuori. Certamente. Bene, allora io direi che siamo arrivati alla fine. Non so se c'era qualcosa che voleva aggiungere Stefania. Chiaramente, Stefania, quando vuoi intervieni. Ma l'unica cosa è che poi dopo mi è venuto in mente, dato che abbiamo parlato anche di Burioni, altro professore, dotto medico e sapiente, sempre parafrasando la canzone di Bennato, Burioni ha scritto proprio un libro contro l'omeopatia, si intitola, non mi ricordo adesso come si intitoli esattamente, comunque... diciamo che confuta un po' le tesi, la struttura dell'omeopatia, quindi ritornando al discorso da cui è partita tutta questa puntata e anche l'inchiesta di Enrico, si ritorna lì, chi è che fa un libro contro l'omeopatia? Il professor Roberto Burioni, quindi direi che a questo punto possiamo chiudere. Abbiamo la difesa direbbe, come lo dico, si dice nei processi italiani, nei processi che si vedono nei film americani, l'avvocato difensore dice I rest my case, dice, esatto, la difesa ha finito la propria argomentazione. Sì.
Ma io comunque rimango con l'interrogativo, se si è veramente vaccinato, perché lui aveva dichiarato 2 anni fa sul Corriere della Sera che aveva il terrore degli aghi, quindi non so come l'hanno vaccinato Burioni, rimarremo diciamo con questo interrogativo. Come si è fatto il vaccino Burioni? Gli avranno fatto l'anestesia orale? Facile, sì. No, lui dice che ha il terrore delle siringhe, l'ha dichiarato sul Corriere della Sera poi 2 anni fa. Se volete andate, cioè cercate, perché io poi l'ho trovato sul Corriere della Sera, quindi sempre una ricerca è. Va bene Enrico, io sono felicissimo di aver avuto con te l'opportunità di fare una puntata come questa. Ti ringrazio. Grazie a voi, sono stato contento di poter parlare di queste cose, non è spesso che si può fare, soprattutto con amici come voi, e quindi vi ringrazio molto. Bene. Grazie a te Enrico, ed è veramente molto importante, specialmente in questo periodo, insomma, capire bene come funzionano tutti questi meccanismi della salute. Sì, certo. Bene, allora, quindi ti do la mia buonanotte, chiaramente, anche perché andiamo di sera, quindi diciamo ci sta, anche se comunque abbiamo registrato, chiaramente lo diciamo, insomma, per chi ci ascolta, ma lo diciamo in finale, quindi va bene così. Ciao Enrico. Buonasera, ciao a tutti, e grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao. Ciao. Ciao Enrico.